Sostenibilità, di necessità virtù. Sotto la pressione di inflazione e rialzo dei prezzi, il 53% degli italiani dichiara di aver ridotto nell'ultimo anno il consumo di luce e gas. A questi si aggiunge un altro 18% che ha ridotto l'uso di almeno una delle due componenti. Si tratta di un complessivo 71% di popolazione che, ed è questo il lato virtuoso del fenomeno, sostiene di non voler cambiare più il proprio nuovo stile di vita anche a fronte di un ribasso dei costi dell'energia. È quanto emerge dal rapporto Edison Census, giunto alla sua terza edizione e per il 2023 incentrato su italiani e sostenibilità tra sobrietà, transizione energetica e benessere. Veniamo dall'anno scorso, quello della crisi dei prezzi dell'energia, in cui tutte le preoccupazioni erano a ridurre l'impatto del caro bollette, quindi abbiamo attuato numerosi comportamenti volti alla razionalizzazione dei consumi. Quest'anno il quadro è diverso, però la gran parte degli italiani non tornerebbero comunque indietro anche qualora i prezzi dovessero riscendere, quelli del gas e dell'elettricità, perché il tema ideale della sostenibilità ambientale ormai è diventato un pilastro nell'immaginario collettivo. Cambia il ruolo del consumatore, che diventa attore e protagonista in questa sorta di rivoluzione copernicana di consumi energetici più sobri, ma anche più orientati a favorire più in generale la transizione energetica. Attenzione ai costi, dunque, e propensione a ridurre anche in futuro i consumi di luce e gas, come scelta di un agire responsabile. Ma accanto a queste due tendenze, il rapporto mette in evidenza anche altri atteggiamenti degli italiani. Se il prezzo resta il fattore prioritario nelle scelte di acquisto di energia per il 54% degli italiani, il 64% della popolazione si dichiara interessato e alla ricerca di servizi e soluzioni innovative per la vita domestica. Un segnale che, insieme alle scelte di consumo responsabile, conferma ulteriormente il cambiamento in atto nella agire dei consumatori. Fino all'anno scorso tutte le preoccupazioni erano, visti gli alti prezzi dell'energia, ridurre le quantità, ridurre i consumi. Quindi l'equazione era P prezzo per Q quantità, ridurre le quantità consumate perché i prezzi erano alti. Oggi a questa equazione possiamo aggiungere una nuova lettera, Q, sempre quantità P prezzo, ma anche una S, cioè servizi, sostenibilità, soluzioni intelligenti come quelle dell'autoproduzione attraverso le comunità energetiche, i pannelli fotovoltaici per favorire la transizione energetica. Al cambiamento di atteggiamento da parte degli utenti corrisponde, già da tempo a dire il vero, un cambiamento necessario anche da parte dei fornitori di energia. Vuol dire accompagnare la fornitura delle cosiddette commodity, energia elettrica e gas, con soluzioni anche di servizi innovativi, come ad esempio lo strumento che abbiamo consentito di avere ai nostri clienti, che è un applicativo per capire i consumi domestici, piuttosto che soluzioni di efficientamento o le comunità energetiche condominiali, quindi essere abilitatori e facilitatori in questo percorso insieme verso la transizione energetica. Il rapporto infine dà conto di un altro significativo atteggiamento da parte degli italiani, da tenere ben presente per attuare politiche realmente efficienti che puntano agli obiettivi di decarbonizzazione. Per circa l'80% della popolazione non si può obbligare le persone a comportamenti specifici a proprie spese, come acquistare auto o condizionatori più sostenibili. Io credo che non ci sia un meccanismo respingente rispetto ai valori della sostenibilità, anzi credo che i cittadini credano molto in questi valori. Il discorso è legato all'imposizione dall'alto, cioè al fatto di che il legislatore o comunque il regolatore individui quali sono i comportamenti da porre in essere rispetto poi al raggiungimento degli obiettivi di sostenibilità. E quindi forse è questo un po' l'approccio che bisogna migliorare. Bisogna far sì che anche il consumatore trovi la sua strada affinché poi possano essere realizzati questi obiettivi. Come dire, va bene la necessità che diventa virtù, ma per un cambiamento concreto verso la sostenibilità serve prima di tutto condivisione.